Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Mirella Freni. Carissima Mirella, il 9 febbraio del 2020 ci hai lasciato e hai lasciato sicuramente un grande vuoto nelle persone che hanno avuto la fortuna di ascoltarti. Io ho avuto la fortuna di avere tante occasioni di sentirti. Alla Scala, al Carlo Felice, soprattutto in alcuni tuoi grandi ruoli. La Fedora, che è stato uno dei punti focali della seconda parte della tua carriera, e soprattutto nella Bohème. La Bohème con cui proprio nel 1963, in un'edizione che sarebbe poi diventata non solo leggendaria, ma l'edizione di riferimento, quella che ancora oggi, dopo più di 50 anni, continua ad essere l'edizione più presente che ha girato veramente il mondo, con Zeffirelli e allora con la direzione del grande von Karajan. Il pubblico della Scala sapeva veramente molto poco di te. Avevi fatto alcune ultime recite di Falstaff alla Scala. E dopo queste recite eri per certi versi ritornata a cantare con un livello già altissimo, quel repertorio spiccatamente lirico, tra cui appunto figurava la Nannetta del Falstaff, che abbiamo appena detto, la Micaela della Carmen, che è stato uno dei tuoi grandissimi capolavori, ed evidentemente proprio il ruolo di Mimì. Quella sera, quindi nel 63, tu hai conquistato non solo Karajan, che poi ti predilesse come sua interprete fondamentale per tutti gli anni 60, tutti gli anni 70 e evidentemente i primi anni 80, ma hai conquistato il cuore e l'anima del grande pubblico scaligero, che ha posto sulla tua testa una corona che ancora oggi brilla. Quali sono le ragioni del tuo canto che hanno reso la tua figura e la tua arte così alta? L'apparente semplicità con cui ti rapportavi ai personaggi pucciniani, ma anche verdiani ed ancora veristi. Il fatto cioè di riuscire a trovare nella tua estrema sensibilità, in quel tuo talento di artista, in una voce della dolcezza incredibile, della rotondità dell'emissione, nella omogeneità del timbro, le ragioni vere dell'essenza drammatica, dei ruoli che eri solita portare in scena. Ecco quindi la tua Mimì, eccezionale, grandissima, fin dal 1963 fino alla tutta la metà degli anni 90, che naturalmente ti hanno vista ancora essere la Mimì di riferimento di tutto il Novecento. Grandissima proprio perché con un'immediatezza che pochissimi altri interpreti riuscivi a tratteggiare grazie alla dizione altissima, alla spontaneità con cui le note venivano sciorinate nel velluto più morbido della tua voce e in una presenza vocale grandissima, nasceva appunto
la natura dei tuoi personaggi. Tra le tante pagine della Bohème di Karajan, appunto, data alla Scala, ho deciso di volerti ricordare in questo giorno con una delle pagine, secondo me, che meglio rendono sia il dramma di Mimì che la tua grandissima qualità di interprete, il Don de Lieta uscì. Anzitutto, la capacità di Karajan e tua di riuscire a dipingere con semplicità il tormento di questa donna, la fragilità apparente che nasconde invece la determinazione anche nell'abbandono. Proprio per questo le aperture malinconiche di quel bada sotto il guanciale sono solo tue. E come il tuo, se vuoi serbarla a ricordo d'amore, si carica di un coinvolgimento emotivo fortissimo, proprio perché è nella spontaneità dell'emissione che tu ci regali, che riesci a rendere viva questa pagina. E evidentemente tutto è chiuso da un addio senza rancore, disarmante. Grazie veramente Mirella per tutto quello che hai fatto. Rimani comunque viva nel nostro cuore, anche per la semplicità che ti ha sempre contraddistinta. La semplicità di un'artista seria, professionista, che è riuscita a stare veramente al livello più alto dell'opera per quasi un cinquantennio di carriera. Grazie davvero e sei ancora qui con noi, con la tua arte, con la tua semplicità e con il tuo grande cuore. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.